invece adesso di Moraschini, che dall'altra parte prova anche ad attaccare il ferro. È stato molto aggressivo ieri, molto concentrato, e anche oggi comincia molto bene. La forza e la bravura anche di Moraschini in questo caso, arrivare fino al ferro. La difesa di Trento non esiste, mentre Williams continua a predicare dall'altra parte. Moraschini dimenticato per un attimo da Sanders, prende allora anche la tripla. Tome dall'altra parte per attaccare proprio Toto Forrai, la sfida tra due dei giocatori più esperti in campo stasera. Brown unge un po' il cronometro prima di iniziare ad attaccare contro Moraschini. Step laterale, tripla del portoricano che si alza e segna dal perimetro con questa bomba che vale il 3 su 6 dall'arco. Dall'altra parte prova a reagire anche Rodriguez, canestro da 3 da una parte, canestro da 3 dall'altra. Da Tome vuole attaccare sulla linea di fondo, scarico Rodriguez per farne partire un'altra, 3 su 4 dall'arco. Williams che ha spazio per attaccare uno contro uno di Liga, prova a farlo frontalmente, ancora il tiro in corsa con la mancinata, che canestro di giocatore Williams. Rodriguez che deve difendersi dalla pressione di Brown, poi vede il taglio di Lidei, no look per il Ciaccio che alza la loop. Recupero di Jacory Williams, esce male dal time out, Olimpia, esce bene invece Jeremy Morgan di Moraschini, e continua ad essere un problema quello delle palle perse per la Duluth Energia tra gara 1 e gara 2, mentre Moraschini chiude quello che aveva iniziato con il recupero. Davvero, difesa, attacco, pronto a replicare per tre. Bravo Morgan. Per Lidei con anche 5 rimbalzi, dopo che ieri era stato un po' più silenzioso del solito. Intanto alley-oop alzato da Rodriguez. Rodriguez prova ad alzare per Jeff Brooks, che riesce a recuperare il pallone, non a tirarlo al volo. Lo riapre allora per Michael Roy. Che problema c'è? Non sono due con l'alley-oop, è ancora meglio perché sono tre davanti. E come dicevamo prima, si stava scaldando Capitan Cinciarini, che entra ora in campo, fa il suo debutto nel match, undicesimo giocatore schierato da Milano, mentre May segna a sua volta dall'arco. Agile sempre. Che riesce anche con un miracolo a tenere la palla in campo, poi l'assist di Brown per la schiacciata di Ladurner. Brown in contropiede, arma la mano di Sanders, che si alza e spara, scrive the 3. Meno 17 per la Dolomiti Energia, è 93 a 79 per l'Olimpia Milano, che conquista il punto del 2-0 in questa serie.